lascio cadere una goccia del mio sangue. Itinerario spirituale per vivere con Gesù, giorno per giorno il nostro tempo di Quaresima. Secondo giorno. Nel Fiat. Sono Gesù. Sono qui e desidero stare con te in questo giorno. Vieni, rimaniamo insieme fino a sera. Vorrei che tu provassi a coprire il sole con il palmo della tua mano. Il sole è immenso rispetto a te e tu, creatura mia, con la tua piccola mano aperta puoi da qui, dalla terra dove tu ti trovi ora, coprire la sua luce davanti ai tuoi occhi con il solo palmo di una mano umana che è così piccola. Nonostante questo, la tua mano riesce ad oscurare davanti ai tuoi occhi la luce immensa del sole. Vedi, piccola anima mia, le tue mani possono accarezzare, consolare, oscurare tanta luce o proteggere la fragile luce di una candela. Possono prendere o donare oppure distruggere, costruire o demolire, nascondere o scoprire. Possono essere anche strumento di tanta violenza o di tanto amore. Adesso, ecco qui le tue mani. Mostramele, non avere timore. Cosa hanno fatto fino ad oggi? Cosa esse possono raccontarmi? Sono lisce o sono ruvide? Hanno accarezzato e amato o hanno rubato e distrutto? Sono forti, decise o sono incerte? Hanno saputo donare o hanno saputo solo prendere? Lascio cadere una goccia del mio sangue sulle tue mani. Desidero purificarle. Non prendere nulla che sia di questo mondo e del suo principe. Non toccare quello che è avvelenato dalla sua falsità e dalla sua perversione. Non aprire con le tue mani la casa del perché. Non troverai risposte, ma solo inganni. Non aprire gli scrigni del falso piacere, il principe di questo mondo sa crearne tanti e di tanti modelli differenti, tutti piacevoli ed attraenti. Denaro, lusso, potere, ambizioni, avidità, vanità e molti altri
che solo perché brillano ai tuoi occhi tu rimani incantata. Poi nelle tue mani lentamente si trasformano in polvere scura, maleodorante, e ti lasciano vuota e sola. Passano gli anni e tu ti senti delusa da una vita passata troppo in fretta. Piccola anima, non lasciarti ingannare così facilmente da tutto ciò che è colorato e che possiede una luce falsa, che è solo un ingannevole riflesso. Rimani povera e troverai una felicità che non conosci, ma che è molto profonda, perché è mia e sono io che te la dono. Lascio cadere una goccia del mio sangue per bagnare le tue mani, le tue dita, affinché rimangano ferite dall'amore, penetrate dal pianto del fratello che soffre, che ha fame, che ha freddo, che tende le sue braccia verso di te. Desidero infine che le tue mani siano crocifisse come le mie, dalla luce della carità che ti porterà sulla strada della vera fede. Credimi, piccola anima, e seguimi sulla strada della croce. Con le tue mani forti, prendi ogni giorno la tua croce e vieni. Vieni dietro di me. Gesù prega e dice: gocce di sangue mio, scendete su tutte le mie piccole anime che a me verranno e berranno a questa fonte divina. Bagnatele, purificatele, liberatele e date loro tutto il mio amore, perché spargendo su tutte loro il sangue che ho versato sotto i flagelli, lungo le strade di Gerusalemme e su tutto il legno della mia croce, che io le curerò profondamente e le porterò alla luce celeste, pagando il prezzo del loro riscatto. Gocce del mio sangue, desidero che nessuna di voi vada perduta e che anche l'ultima, la più piccola tra voi, possa essere fonte di perdono per l'ultima anima prima di morire, con tutto il cuore di un Dio innamorato delle sue anime, piccole anime, tanto amate. Adesso ascoltami, perché è al tuo cuore che desidero rivolgermi, ed è proprio a te, piccola anima, che io desidero parlare, ricordando ai miei figli che di me tutto, tutto fu crocifisso. Lascio cadere una goccia del mio sangue per benedirti con tenero amore,
e dare alle tue mani la forza della mia croce. Fiat. La piccola anima, goccia di sangue prezioso, ristorami, purificami, liberami. Goccia di sangue prezioso, lavami, curami. Goccia di sangue prezioso.